cuore barocco di Roma, scrigno di un'importante collezione permanente e di prestigiose esposizioni temporanee. Questa volta il Museo di Roma Palazzo Braschi ospita una mostra davvero molto particolare che noi siamo in grado di far vivere in modo molto speciale. Ci sono aerei, navi, trenini e bambole, automi, lanterne magiche e oggetti da Luna Park. Più che a Palazzo Braschi sembra di trovarsi nel paese dei balocchi. Questi però sono giocattoli davvero particolari, 700 esemplari della prestigiosa collezione della sovrintendenza capitolina, un tesoro unico in Europa per varietà di pezzi. In un insolito viaggio tra il 1860 e gli anni 30, la cosiddetta età dell'oro del giocattolo, ci si imbatte niente di meno che nella casa di bambole della regina di Svezia del XVII secolo, con la cucina sorprendentemente fulcro dell'abitazione in miniatura, perché anche le future regnanti bambine dovevano essere delle perfette padrone di casa. E poi gli altri dimori tra fine 800 e la prima metà del 900? Ma ce n'è una davvero unica con un meccanismo ancora funzionante. È la casa costruita nel 1914 da John Carter per sua sorella Essa. Il fratello impiegò moltissimi anni a realizzarla ed Essa diventò grande prima che potesse mai giocarci. Un valore aggiunto è quello dell'impianto ascensore completamente funzionante, completamente in scala a un impianto reale del tempo, con un autore riduttore, con tutti gli apparati accessori dell'impianto stesso. Tra i giochi che animavano spesso le fiere, le sagre e gli spettacoli di piazza, non potevano mancare quelli meccanici, come questo straordinario precursore inglese del moderno subbuteo, pensate di più di un secolo fa. Bastava inserire le monetine dell'epoca e il gioco aveva inizio, ancora oggi. Il vero e proprio universo di giocattoli meccanici qui azionati in via eccezionale, fatto di mondoscopio, un vero e proprio antenato del cinema, un circuito automobilistico e un gioco di golf, tutti ancora perfettamente funzionanti. E nella collezione non potevano mancare le bambole, dai pezzi più antichi della collezione con due figure della tradizione pre-incaica realizzate tra il XIV e il XV secolo a nomi illustri delle bambole gioco e bambole ritratto. Ci sono in mostra ad esempio i 5 gemellini di Hon, che sono delle gemelline realmente esistite, nate nel 1934 in Canada e sopravvissute a questo parto plurigemellare, e quindi l'industria del giocattolo se ne impossessò, nel senso che fece proprio in miniatura delle bambole appunto di queste 5 gemelline. Una preziosa testimonianza di un mondo scomparso che si spera riesca al di là della mostra a trovare presto una collocazione permanente per riuscire ancora a raccontare di sé alle future generazioni.